Le parole sono parole, gli atti sono atti. Non sempre le une concordano con gli altri, è quanto rimprovera alla Regione Marche il sindaco di Fano Massimo Seri. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini aveva chiaramente confermato nella seduta monografica del Consiglio Comunale di Fano l'assegnazione di 50 posti letto a suo tempo previsti per la clinica privata di Chiaruccia. Gli ultimi atti della Regione però sembrano smentire questa previsione a favore di Pesaro. Ciò ha motivato il Comune di Fano ad inoltrare un ricorso al TAR, ricorso che è stato annunciato da Seri e da tutti gli assessori della sua giunta. Sulla sanità si spendono sempre fiumi di parole e le parole rimangono al vento. Nella pubblica amministrazione si parla con atti e non con parole. E penso sotto questo aspetto, per quello che mi riguarda, mi sono sempre caratterizzato in questo comportamento, alcune volte assumendomi anche critiche, però sono sempre stato trasparente e tenuto sempre la barra ferma. E se si riavvolge il film e guardiamo in questi 10 anni, guardiamo com'era la sanità nel nostro territorio nel 2014 e gli anni, cosa è successo negli anni successivi, c'è stato un recupero al di là delle chiacchiere e dei discorsi fatti. Oggi c'è una ulteriore forte preoccupazione, c'è la preoccupazione di vedere la nostra realtà in qualche modo chiusa nella morsa tra Pesaro ed Urbino per ovvie ragioni, una perché è città capoluogo, c'è il nuovo ospedale, Urbino perché rappresenta un riferimento per l'entroterra il nuovo corso della Regione si parla di nuove strutture ospedaliere distinte e quindi si parla anche di ospedale di Fano, bene, ma qui bisogna essere conseguenti, devono esserci servizi, devono esserci definiti i posti letto. Si è parlato dei 50 posti letto di Fano in più occasioni, purtroppo rimangono sempre parole al vento. Gli atti che sono stati emessi da dicembre in avanti dicono esattamente il contrario. L'11 dicembre, poi pubblicato il 28 dicembre, la Regione emana un decreto parere, che è un decreto di assegnazione, dove assegna 80 posti per la nuova sanità convenzionata della clinica privata di Villa Fastigi. Con il bando di nuova progettazione del nuovo ospedale San Salvatore, vengono assegnati altri 32 posti. La somma di questi ulteriori posti con quelli che già esistenti portano a 1138, mi sembra, che sono superiori al 3% previsti dal decreto ministeriale 70, che dice che devono essere il 3 per 1000 della popolazione residente. Fra l'altro la popolazione residente nella provincia di Pesaro diminuiscono. Quindi la preoccupazione è che questi 50 posti siano sfumati, anzi siano entrati in un altro contenitore. Quindi per tutelare la nostra città mi sono assunto la responsabilità di fare un accesso agli atti alla Regione, ma soprattutto di impugnare l'atto con un ricorso al TAR, fatto salvo poi le verifiche che si vengono a dimostrare il contrario. Io sono ben felice di ritirarlo. Ad oggi le certezze non ci sono e quindi con questo atto noi vogliamo che ci seguano dei provvedimenti dove vengono indicati i posti assegnati. L'altro elemento che ci desta molta preoccupazione, perché di solito le attribuzioni, le assegnazioni si fanno in base ai fabbisogni. Questo atto è stato fatto in mora al fabbisogno. Io non si è mai visto che si fa una strategia senza avere una lettura reale dei fabbisogni. Quindi devo dire c'è forte preoccupazione, il nuovo piano sanitario non dice nulla, rinvia all'atto dirigenziale, l'atto dirigenziale da voci di corridoio preannunciano che arriverà dopo le elezioni, anche questo, qualche preoccupazione in più ovviamente c'è la testa. Per quello che mi riguarda, finché sarò sindaco, fino all'ultimo giorno, io il mio ruolo lo svolgerò con determinazione per tutelare questo territorio, ma soprattutto per tutelare il servizio dei cittadini.